Anche perché non è ancora tornata manco Aegis. Ho preso una decisione sul nostro personaggio, o per meglio dire, per essere più precisi, sulla nostra persona, che è Siegfried. Siegfried lo voglio lasciare d'attacco singolo e concentrarmi nel prossimo futuro su qualcun altro che diventi attaccante di massa. Toglieremo probabilmente supporto medico per coprire la debolezza dell'oscurità, o non lo so, per mettere qualcosa altro, vedremo. Però un attacco come lama turbinante per noi è tanta roba. Voglio vedere una cosa. Potrebbe diventare sgrava la situazione, ma voglio vedere una cosa. A parte che voglio fare anche Loki. Cioè Loki, lama della ribellione, è tanta roba. Questa situazione potrebbe diventare sgravissima, ma Cenerentola ha solo una debolezza e super mega taglio, che è un 75% in più di abilità di danno da taglio. Potrebbe diventare sgravissima la cosa. Ma prima di fare un investimento del genere, voglio fare almeno il salvataggio. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che faccia danno a tutti quanti. Però effettivamente anche Uriel può farlo, sai? Entrambi li abbiamo creati con le stesse abilità. Anche perché mi stavo sbagliando in realtà. Lama turbinante è un nemico solo. Lama Vorpal è a tutti quanti. Il problema è solo uno. Ad Uriel non gli ho passato stupidamente amplifica chance di critico. Quindi dobbiamo fondere Uriel insieme a Raphael. Otteniamo Bishamontep, che anche già lui amplifica critico. Però il problema è che c'ha solo gli attacchi fisici da sparo. Allora, calmi tutti. Facciamo le cose in modo corretto. Facciamo un po' di fusioni in modo tale da liberarci un po' di slot. Qua dovrò spendere un sacco di soldi per riprendere tutti poi. Raphael e Uriel per fare Bishamontep, con Lama Vorpal amplifica taglio, amplifica chance di critico, e come ultima è uguale perché le altre ce l'abbiamo già. Quindi ora, fondendole in questo modo, Lama Vorpal amplifica taglio, amplifica chance di critico, ci dovremo occupare più avanti della sua debolezza all'oscurità, debolezza che condivide anche Siegfried, il che mi fa quasi pensare di mettermi un amuleto alla protezione oscura a questo punto. E visto che ce l'abbiamo, discepolo sagace, ti giuro che mi aspettavo che uscisse male. Io sono Cenerentola. Preferisci cercare la gloria piuttosto che accettare una vita tra le ceneri? Allora lascia che ti lanci un incantesimo. Purtroppo è una persona molto indietro rispetto a tutto quello che abbiamo. Aumenta l'illusione contro l'abilità di taglio, colpo e perforazione. E visto che ho bisogno di spazi, togliamo anche le altre persone inutili. Comunque lo ripeto, in questo gioco l'errore di fusione è una roba rarissima. Amplifica ghiaccio, ecco, questo può essere interessante. Polvere di diamanti, danno da ghiaccio grave, bellissimo. Dobbiamo farla aumentare. Ovviamente Cenerentola è una persona tanto, tanto, tanto indietro con le statistiche. Ma già qui la stiamo per rendere molto fin troppo potente. Allora, abbiamo i tre tipi di potenziamento per il taglio. Abbiamo il 150% in più di danno, che è veramente esagerato. Lama Vorpal, che comunque è un danno grave a tutti. Potenziamento, amplifica e raddoppia chance di critico. E io a questo punto, giusto per aggiungere ancora un po' di più potere a questa persona gravissima, potenzia bersaglio multiplo. Se poi vogliamo occuparci anche della debolezza all'oscurità, ci penseremo. Magari togliamo appunto il potenze, che è solo un 15% in più, ma io la lascerei. Il punto è che adesso dobbiamo aumentarla per forza di cosa con le carte. Non ti dico di farla arrivare al 100 come Siegfried, ma almeno resistenza, fortuna e agilità, qualcosa dobbiamo buttarla. Vedi, l'avevo detto io che alla fine in qualche modo questi incensi li avrei usati. D'accordo, vediamo quanti ne posso comprare ancora. Oh, grande signora, però signora no. No, signora, no. Questi di terzo livello mi costano troppo. I diamanti mi servono, signora. No, mannaggia, non è ancora il momento. Dobbiamo andare nel Tartaro, di sicuro. Quando li troveremo nel Tartaro sarà il momento in cui anche lui li venderà. Sicuro. Signora, mi dia quelle da due per forza. Non mi posso permettere quelle da tre. Danza di ali, diminuisce la precisione. Cacchio, signora.
Signora, cosa mi sta tirando fuori? Effettivamente potrei togliere potenza bersaglio multiplo in cambio di signore delle armi. Andiamo su quelli di secondo livello, per forza. 5 del potere e 3 della fortuna. Siegfried ha 60 di fortuna, che è già una bella bestia. Lei ha 40 adesso di forza, 36 di resistenza e 35 di fortuna. Lui ha 55 di resistenza, 39, 52 di agilità, 46, che comunque schifo non fa, 63 di fortuna, 38. Ci sono comunque 30 livelli di differenza. E ora che ci penso, sai cosa potrei fare? Giusto per boostare un po' il tempo. Purtroppo in questo modo ho sprecato un bersaglio multiplo, ma tanto uno lo troveremo di sicuro dentro qualche cesta e due lo posso duplicare, ma gli butto su una crescita di terzo livello a Cenerentola, così la facciamo aumentare il prima possibile. O se no tolgo potenza taglio. Stasera abbiamo speso fin troppo. E ora mi devo ricomprare tutte le persone che ho lasciato giù, quelle importanti perlomeno. E visto che ora abbiamo una nuova persona da allenare, andiamo ad aumentare la forza. Gli esami inizieranno lunedì, avete studiato? Se non otterrete buoni voti, la responsabilità sarà mia. Aprite i libri per la lezione di oggi su l'uso errato della forma plurale. Per molti è un argomento complicato. Le forme più comuni sono I e E. Chiaro? Ho sonno. Tuttavia esistono anche delle serie di forme plurali irregolari. Sembri confuso, Yori-kun. Sai qual è la forma seguente di un plurale irregolare? Wow, te, l'ho detto l'altra volta, è da un po' che non fanno domande a Junpei e guarda un po' il culo oggi. Cosa? Non stavo proprio ascoltando. Phoenix, aiutami. Hai sentito che ha detto? Sai la risposta? Templi. Oh, quindi mi stavi ascoltando. Lo dimostri in modo molto buffo, però. Per ottenere il plurale si cambia la desinenza. Sogno diventa sogni. Nel caso di desiderio vale lo stesso, si aggiunge una I e diventa desideri. Bene, andiamo avanti. Ah, ma perché chiamano sempre... Ma quando mai che sono mesi che non ti chiama nessuno? Ti va di mangiare, quindi niente Mitsuru oggi? Mannaggia. Ah no, invece c'è. Scusami Ayase allora, vado avanti con Mitsuru. Anche se Ayase è una gran bella persona, se è quella che penso. Profono, per favore, faccia sì che ci sia oggi. Ale, finalmente missione compiuta. Oh, starti, stavo aspettando. Ok, in realtà non è vero. Ho cercato tanto, ma in casa mia non c'è nulla che non sia collegato a Masamune. Questo non apparteneva a Masamune, ma è comunque collegato a lui. Ti serve davvero? Non è che ci hai ripensato? Non sono restio a dartelo, sia chiaro. Quindi te lo darò, ma... Te ne prenderai cura, vero? Diventerò un cimelo di famiglia, vero? Elmo di Kanetsugu. Riempiti di orgoglio, Star. Ora è un cimelio di famiglia. Già, immagino che debba andare così. Beh, ne ho altri così a casa. Dopotutto è la seconda volta che do uno dei miei elmi a uno studente. Bebe, lo conosci? È uno studente straniero della mia classe. Quando arrivò qui in primavera rimase così colpito che gliela regalai. Mi scalda il cuore quando vedo lo spirito da samurai vivere ancora in un ragazzo, anche se viene da un paese straniero. Sarà perché le vite gloriose dei generali Sengoku trascorrono la storia. Masamune Date, per esempio, la cosa straordinaria è che lui... E andò avanti per altri 2 anni. Finalmente abbiamo sto maledettissimo elmo. Oh, tieniti sto elmo. Capisco, quindi è questo l'elmo dell'antica epoca Sengoku. Il peso, la sensazione, il kanji di amore sulla fronte. Questo amore protegge la testa? O si tratta di amore per l'elmo? Misteri su misteri, ma è un elmo magnifico, soddisfa la mia richiesta. Perché non riprendi l'elmo? Credo che sia più adatto a te che a me. Ecco la tua ricompensa. Frammenti del crepuscolo. Vai ad annaffiare i fiori. Annaffi i fiori della scuola. Mentre stavo facendo un giro al liceo Gekkoku insieme, ho notato che i fiori del giardino sul tetto sono sul punto di morire. Forse non sono in molti a frequentare la zona. Che triste spettacolo che per un luogo così piacevole. Ti dispiacerebbe dare un po' d'acqua? Se è quello che ci vuole. Spero che sia una missione semplice. Mi servirà un annaffiatoio, immagino. Sembra che solo questo punto non sia stato annaffiato. Forse dovrei farlo io. D'accordo? Ho dato dell'acqua ai fiori, per ora dovrebbe essere a posto. Quindi immagino che devo farlo più volte di seguito, come le altre cose. No, e invece sembra di no, vediamo. Vabbè, ma che missione del cazzo, onestamente. Grazie per aver annaffiato i fiori che stavano per appassire. Ho sentito che le piante continuano a crescere finché le si annaffia. Fantastico, non è vero? Ma le piante non sono le sole in grado di farlo. Forse proverò questo processo di innaffiamento su me stessa. C'è una parte che vorrei che far... La prossima volta forse sarò cresciuta un po' in un certo senso. Ecco la tua ricompensa. Vestito da maid. Per chi questa volta? Per Fuka.
Dai, va benissimo, te lo metto. Andiamo a occuparci ancora di Mitsuru. Ah, Star, che programmi hai oggi? Se sei libero vorrei che ti unissi a me per un altro film. Andiamo allora. Fantastico, sei l'unico col quale ho il piacere... ignorami, andiamo. È quello che vuole fare anche lei, di sicuro. Non vuole più avere responsabilità. Vuole mantenere sicuramente l'azienda e tutto, però non vuole certo sposarsi. E dove vuoi che scappi? Nella mia vita reale mi è già successo. Sono passato da andare a scuola a Bergamo ad andare a scuola a Milano ed è stato un cambio di vita assurdo. Però... esatto. Un matrimonio combinato. Ma in realtà puoi, è la tua vita. Non vedo perché qualcun altro dovrebbe decidere per te. No, non è vero. Ma non è vero. Sfogati pure quanto vuoi. Ascolta, peggio di questa situazione, due lamentele in più non possono che far male. Oh, è incredibile che grazie a questa settimana siamo riusciti a passare da un rango bassissimo già quasi alla fine. Dimmi pure. Che siamo noi, ovviamente. Ed è anche arrossita. Perché mai dovrebbe esserlo? Certo. Dipende tutto da te, tesoro. È il tipo più vecchio? いや、探したよ。君ともある人がこんなところをうろついているとはね。じゃあ、行こうか。待ってください。今日はあなたと約束など何も。いいから。今夜珍しく時間が空いたんだ。 僕は忙しいみで君は学生。予定は君が合わせてくれないと。ティピアチェレベ。そんな勝手を言われても困ります。わざわざ探しに来てやったんだぞ。え、さい、quanto ce ne frega。僕と過ごすより大事なようなんてないはずだよな。そんな怖い顔するなよ。 No, io credo che sia la tua schiava. È questo che volevi, no? Credici di stare al tuo posto, invece. Beh, testa di cazzo. Non penso proprio. No, no, fai pure. Ma ammazzalo di botte, rimangiati quello che hai detto, idiota. Coglione del cazzo. Uno che se vuole ti mena. Cretino del cazzo. E non è neanche una cosa per persone di merda, quindi... Ma
Certo, come no? はい。いい子だ、ミツル。やっぱり君は頭がいい。じゃあ、行こうか。素敵な場所を予約してあるんだ。はい。嫌な思いをさせてしまったな。 Beh, e invece l'ho fatto e cercherò di fare qualcosa. すまない。本当に。じゃあ、失礼するよ。 Non cedere, sei più forte di così. No, cerco di farle fare la cosa migliore, ovviamente. Spero che questo venga menato. Se solo fosse un personaggio importante. ミツル?黙れと言っている。彼への侮辱は許さない。なんだよ? 何を急に怒ってるんだ。私は彼を尊敬している。彼への侮辱は私への侮辱だ。ミツル。何を言ってる。君は僕より。Ma chi ti preferirebbe mai, idiota? 背負ってるものが違うと言ったな。ああ、そうさ。お前と彼とでは比較にもならない。彼は自分の足で立ち 自分の力で運命と戦っている。私はこれまで彼のそんな生き方に幾度となく救われ支えられてきたんだ。私は彼と一緒にいたいんだ。今もそしてこれからもだ。Si è confessata a noi. こいつと一緒にいたい? これからもとか何を言い出してるわけ? Che te ne puoi andare a fanculo. Se la caverà benissimo senza di te. Esatto. Allora. Ah, addirittura. Cioè io pensavo che questo avesse 40 anni e passa. Madonna mia, e ora se ne va senza dire nulla, eccolo, ti pareva. No, ho mandato avanti, volevo leggere cosa c'era scritto, tanto c'era scritto sono tornato al dormitorio. Però almeno l'ha confessato. Oh, sei tornato, la settimana prossima ci sono gli esami. So che è difficile concentrarsi, ma non ignorare il presente perché temi per il futuro. Sarebbe come rinunciare alla vita, non ha senso. Io andrò avanti come al solito, continuerò a visitare il Tartaro e a studiare. Non scenderò dal ring senza una vittoria. Sai che in questo momento andare a studiare con loro sarebbe la cosa più imbarazzante per Mitsuru possibile. Junpei, porca di quella puttana, sei lì che leggi. Vai a leggere di sopra, maledetto vecchio di merda. Vai a leggere di sopra quel manga. Junpei, Aegis, quando tornerai? Allora, che cosa aumentiamo oggi? La velocità, d'accordo. Ancora domande? Gli esami inizieranno lunedì prossimo, quindi oggi ripasseremo alcuni degli anni storicamente più importanti. Gli editti di riforma di Taika sono del 645. Nel 710 Eijo Kyo divenne capitale. Nel 749 Eian Kyo divenne capitale. Ok, adesso salterò alcuni secoli.
Ho sonno, guarda. Andiamo, dormiamo. Onestamente siamo talmente intelligenti che ce la posso fare tranquillamente. Ti prego, fa che ci sia ancora Mitsuru, fammela finire a questo punto. Yes! Allora, lo so che sarebbe triste, purtroppo, ovviamente, negare il suo amore adesso, visto che ce l'ha anche confessato praticamente in faccia. Ma voglio essere una persona fedele, manterrò una sola persona che amo. Voglio bene a Mitsuru e tutto il resto, ma... Oh, Star, devo parlarti. Immagino tu sappia già di cosa. Ho solo bisogno di parlarti a cuore aperto. Se ora non è tempo, ne parliamo dopo. Certo che non ho tempo. Andiamo pure. Va bene allora. In quel caso possiamo andare sul tetto. E il problema è che adesso ci confesserà il suo amore e partirà la romance, ma no. Ma pensa un po', Mitsuru. Esatto, c'entra un cazzo. Vai avanti. Chissà di cosa. E perché mai? Perché? Che è successo? Ma va, mi hai reso felice. Ma non posso ricambiare. È stato bellissimo, sappilo. Alla faccia dell'audacia. Molto meglio così, credimi. Io sono innamorata di te. Su chi? Mitsuru trema la voce, devo scegliere le parole con attenzione. Ora che ci penso, ho... Così! Aspetta! Ah già, sono già fidanzato, orca puttana! Immagino, però... Mi dispiace, non posso. Il suo confidant inizia un po'... Però già quando inizia ad apprendere, diciamo, un po' di più su se stessa... Risale molto, risale davvero tanto. Devo dire che già al punto in cui siamo con Yukari si capisce che non c'è molto da sperare. Mentre con lei è stato molto positivo. Già Fuka immagino onestamente. Però sono già fidanzato. Mi dispiace. Soka, zannen da ga. Kore de sukkiri shita yo. Ed è la cosa più importante, assolutamente. Ovviamente. Sta tenendo la testa alta per non piangere. Ha tirato sulla testa perché sennò le sarebbero venuti i lacrimoni. Brava, fai quello che vuoi della tua vita. Percepisco la profonda fiducia di Mitsuru. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Guarda, domani è domenica. Quindi andiamo con Ayase. Però, subito dopo gli esami, voglio finire lei. Finiamo lei, poi ci occupiamo di Fuka e Yukari.
E guarda, sono contento che lei era disponibile durante gli esami. Meno male, meno male. Quando vuoi, tutte le volte. Ehi, ha ragione lei. Siamo passati nell'area commerciale e poi siamo ritornati. Madonna mia. Oh, ciao. Star-kun, non dimenticare che manca poco agli esami. Ma ultimamente faccio fatica a studiare. Quando sono da sola mi perdo nei miei pensieri. Star-kun, che ne dici, studiare assieme? No. Ti chiedo scusa, ma sono occupato. Ti prego, Junpei, fa che tu sia di sopra. No, è lì seduto. Maledizione, Junpei. Oh, aspetta. Di tanto in tanto. Allenarsi insieme, se te la senti, vediamoci alla stazione. Ma sì, dai. È da un po' che non succedeva questo tipo di uscita, vero? Allora, come va? Grazie per essere venuto. Fa freddo oggi, eh? Hai visto il mio messaggio, vero? Andiamo da qualche parte a scaldarci un po'? Andiamo allora. Yes. Grande, facciamolo. So che non era questa l'idea che avevi, ma non ho intenzione di farti prendere scorciatoie. Va bene, prima cosa, corriamo fino al santuario Naganaki. Andiamo. Incontriamo i tipi che vogliono menarlo? Ore no menu ni tsuite korareru to wa. Yahari sasuga da. Vuole fare a botte? Omae wa dou mo? Sono stanco. Di cosa? Ya. Kyou omae ni tsukiatte moratta no wa. Yoyaku misu. Guarda, lo sapevo. Sanada Akihiko. Eccoli qua. La Madonna, quanta gente. Direi che è l'ora di finirla questa storia. Vai tranquillo che sono al sicuro. Tanto siete solo feccia. Non fuggo di certo. Lo ammazza. E quindi? Meglio proteggere gli amici che fare una vita pensando di non aver fatto nulla. Dai, fammi vedere una bella scena di botte, per favore. Sistemiamoli. Wakatta. Senaka wa makasta so. Kega wa saseru na. Omae nara dekiru. Ho già sistemato dei teppisti l'altra volta per Yukari. Dai, fammela vedere sta scena. Ovviamente non me la fa vedere. Katazuita yō da na. Sasuga ni kono kazu da to hone ga oreru. Kega wa nai ka? Oh, minchia, non lo vedi. Nido to ore no mai ni kao o miseru na. Moshi kono saki ore no nakama o makikomu yō na mane o sureba. Kono sagi de wa tsūhō saretemo okashiku nai shi. Koko de wa karada ga hieru. Ma speriamo. Ma speriamo, almeno li buttano via sta gente. Quella è la prima volta che la vediamo alla sua stanza. Sate. Cha demo dashitai tokoro da kara. Mazu koitsu o tokanakya nara. A cosa servono? Bandage toitte. Omo ni kobushi ya tekubi o. Beh, l'immaginavo, però volevo chiederglielo. Mamoru bakari de naku. Makikata hitotsu de panchi no iruku ni mo eikyō suru. Addirittura, questo no, ecco. Questo effettivamente me lo sono sempre chiesto, come mai i boxer si mettessero sti nastri sulle mani e poi si mettessero i guanti. Cazzo, una cosa interessante. Ma tonikaku, tekitō ni kutsuroide ite kure.
Però è una bella stanza tu, eh. 今日付き合ってもらったのは俺のやってきたことを知ってほしかったからだ。俺はあんな風に鍛錬を重ね、実戦の経験も積んできた。ある程度の自信もつき、結果も出してきたつもりだ。それでもあの戦国に恐怖している自分がいた。これまで積み重ねてきたものは無意味だったと怒りする。 Eh beh, certo, contro una divinità immortale. また弱い俺がいたんだ。俺は本当に 強くなれたと思うか? Secondo me la forza non la devi cercare solo fisicamente. Non devi perdere mai le speranze. Sono tobrida. Dotira ni seo. Kotai wa kore kara deru. Donna ningen mo tsuyokunatta hazu no jibun ga yuragi. Yowasa ga kao o dasu. Non dirlo a me, frate, ma tsukami kaketa yasaki. Mata subete ushinau koto e no osore ya ikari wa Purtroppo lo immagino. Hai perso tua sorella, hai perso il tuo amico. Ma anche tu, letteralmente. Ed è quello che voglio, bravo. Devi rispettare tutti i tuoi avversari e tutti i tuoi maestri. Cosa mi regala adesso? Dai, vediamo. Ah, ecco. Mi dà la droga. Sulla scrivania vedo un oggetto familiare. È la medaglia di cartone fatto dalla sorella. Ah, soreka. Nenga jou demo kaku tsuide ni. Ryoushin no moto e kaisou to motte na. Kono saki dou naru ka wakaranai. E perché no? È un ricordo. Esatto, questo è tuo. お前は不思議なやつだ。さっきの騒ぎでも思ったが、お前には安心して背中を預け、どんな窮地も乗り越えられると確信できる。俺はずっと誰かを守る力が欲しいと焦るばかりだった。 E io penso che a questo punto ci sei arrivato, no? 自分を追い込み、誰かと競い合うことがその唯一の方法だと思っていた。 E direi che non era la soluzione comunque. 力がついたのも事実だ。だが今はここまで一緒に戦い抜いてきた奴らが。Non sei più solo. 守りたいと思うと同時に共に戦ってほしい奴らがいる。俺はお前たちがいるからこそもっと強くなれる気がする。 Guarda, fosse un momento confident questo e non un momento di storia a parte, ora lui farebbe evolvere la sua persona. Ma vabbè, non è questo il caso, diciamo. Mettila in mostra. Continua a lavorare, ce la puoi fare. ならば挑戦者のつもりで戦うさ。俺は言葉で誰かを励ましたり何かを伝えたりするのは得意じゃない。だが戦う背中を見せることができる。たとえ無様に這いつくばっても何度でも立ち上がればいい。 Esatto. Ed è quello che spero che farai. Quante volte mi avete ringraziato? Semete kyou no rei o saste morau ndatta na. Shimatta na.
プロテインは切らしていたが他にはのこのダンベルを持っていけ prendi questo tu. 10 kg in una mano. これは筋力に合わせて重さを変えられるタイプだな。お前の腕力ならまずは 8 kg いや 10 kg でいいだろ。 ci ho azzeccato pure sul numero. やはりフリーウェイトで負荷をかけることも重要で ho riconosciuto la determinazione di Sanada e poi sono tornato nella mia stanza. Mi sento ispirato dal suo entusiasmo. Gli SP aumenta di 3. Vabbè, niente di eccezionale, ma meglio di nulla. E oggi è domenica. Manca poco gli esami e domani iniziano. Quello che ho piantato sul tetto dovrebbe essere pronto. D'accordo. Vediamo cosa vende Tanaka in TV. Oggi vi offriamo il set di supporto agli esami. Alla fine dell'anno alle porte, il periodo degli esami. E con questo set superarli sarà un gioco da ragazzi. Se avrete fascia dalla vittoria in testa, supererete gli esami in pieni voti. Oh, santo cielo, che meraviglia. Ma aspettate, non è tutto. Ci aggiungo anche integratore mentale. Indovinate la quantità? 10. Vabbè, lo faccio per la fascia, come al solito. Sai che me frega. Ormai la domenica non c'è rimasto molto da fare. Quindi Yase, ora tu sei il mio confident domenicale. Oh Star, vorrei mangiare con te, ma oggi non posso. Volevo parlarti, vuoi venire con me? Andiamo, principessa. Grazie, ti devo un favore. Andiamo da qualche parte, magari al santuario. Ci sono appena stato. Non ti preoccupare, non c'è problema. Nara, yokatta. Shizukana tokoro de arashitakatta. さっき病院に行ってきた。これから本当に妹を迎えに行って買い物して飯作って。とにかくやることが多い。Fallo senza lamentarti, sei un duro. Sembra dura. そうだな。しかし俺もやれるさ。おふくろはこれを毎日やってたんだ。前に話したろ。 Non ce la puoi fare, vero? Vediamo. Beh, questo non vuol dire che non ce la farai. Minchia, che situazione. Non è certo colpa tua se tuo padre è morto. Lo capisco, ha senso quello che dice. Onestamente è brutto. Quindi non arrenderti è la scelta ovviamente più giusta. Dipende dove la facciamo sto evento però, Io spero per lui che il suo confident alla fine non... cioè non lo faccia abbandonare. Non sarebbe bello che abbandoni il suo sogno, onestamente. Spero che succeda qualcosa che cambi tutto. Corri da lei, così ti alleni. Ho salutato Ayase e sono tornato al dormitorio. Ehi, gli esami iniziano domani, eh. Sarà la prima volta che approfitto di un esame per distrarmi. vabbè, che vuoi farci? Voi due volete studiare, ma io sono troppo intelligente per sprecare così il mio tempo. No, non è vero. Cioè, è brutto quello che ho detto, lo so, però... adesso devo approfittare del tempo per aumentare un po' Cenerentola. 50 di forza è tanto e dobbiamo ancora provarla, però... abbiamo il signore della devastazione qui, cioè... Siegfried... Più che altro mi preoccupa un po' la resistenza, visto che tutti sono all'incirca sul 50-40. Appena possiamo, aumentiamo quello. Però stasera, che è domenica, in teoria possiamo scegliere quello che vogliamo. L'agilità non è una cattiva scelta, però andiamo sulla forza. Sarebbe comodo se ci fosse un libro o, in questo caso, una guida
per il computer che ti insegna a giocare e a prendere i bonus per tutti quanti, non solo per quella equipaggiata, sarebbe comodo. Oggi iniziano gli esami finali, esatto, dureranno 6 giorni. Vediamo, qual è la prima domanda? Ma non c'è Aegis, che tristezza. Questa domanda mi sembra familiare. Quale tra questi ha avuto origine in India? La musica è sempre bellissima comunque. Comunque il numero 0. Ho la sensazione che la risposta sia giusta. La musica è bella degli esami in questo gioco. Ma porca miseria. Questa domanda mi sembra familiare. Quando riscaldata la beta-amilasi nelle patate dolci, reagisce con l'amido presente per produrre quale disaccaride? Il maltosio. Ho la sensazione che la risposta sia giusta. La luna nuova. Domanda familiare. Secondo una teoria, da quale dea romana prende il nome il mese di aprile? Da Venere. Ho la sensazione che sia giusta. Questa domanda mi sembra familiare. Nel Genji Monogatari, Ikaru Genji paragona una persona ai fiori di ciliegio. Chi? Murasaki no Ue. La risposta sia giusta. Questa domanda mi sembra familiare. Quale delle seguenti parole non è corretta in forma plurale? Gli uovi. Ho la sensazione che sia giusta. Che tra l'altro mi chiedo cosa sia in inglese la parola, perché eggs è giusto. Quindi dovrebbe essere un'altra parola. Oggi si concludono gli esami. Le domande sono facilissime. La penna non smette di scrivere. Fosse stato così anche i miei esami finali.